Mister, cosa è mancato oggi all'Avezzano per portare a casa almeno un pareggio? No, è mancato tutto, non abbiamo sbagliato completamente prestazione. Siamo nel primo tempo qualche occasione, anche quando eravamo in svantaggio, l'abbiamo creata per poter fare gol. Dopo fatto gol su rigore, purtroppo siamo partiti male, come ci è capitato già la settimana precedente a Vasto Girardi, dove avevamo preso il gol e un gol l'avevano annullato. Oggi uguale, dopo 2 minuti abbiamo preso gol e lì siamo completamente usciti dalla partita. Dispiace perché eravamo convinti e speranzosi di regalarci tutti, tifosi, società e noi, la prima vittoria in casa. Purtroppo non ci siamo riusciti e questo ci dispiace molto. Mister, un approccio sbagliato da parte della squadra, poi però dopo il vantaggio del Notaresco avete provato a giocare, avete reagito rabbiosamente, si porta a casa questo di positivo della partita di oggi. No, io non parlerei di approccio sbagliato, io parlerei del secondo tempo sbagliato, perché nel primo tempo non abbiamo sbagliato l'approccio. Sapevamo di giocare contro una squadra che è venuta a giocarsi la partita e che sa il fatto suo. Però ripeto, secondo me il Notaresco ha fatto la sua partita, ha fatto bene, poteva chiudere anche con uno scarto superiore, però penso che sia stato l'Avezzano oggi che non ha dimostrato, che non ha messo in campo quelle che sono le caratteristiche, le capacità che abbiamo messo nelle partite precedenti. Quanto sono mancati gli assenti? Ma non è, l'ho già detto ai tuoi colleghi, non è giusto rimarcare questo, perché i giocatori che sono andati in campo è gente d'esperienza che ha fatto campionati importanti. Diciamo che i giocatori che oggi sono andati in campo non hanno fatto in pieno il loro dovere e abbiamo perso contro una squadra che, ripeto, è venuta qui, ha giocato la sua onesta partita. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante. Le costruzioni a volte capita anche che ci stanno delle brusche cadute. Questa oggi è una brusca caduta che ci riporta un attimino coi piedi per terra e ci ha fatto capire soprattutto che se non affrontiamo le squadre col massimo della concentrazione e con l'intensità mentale giusta, non siamo fortissimi come abbiamo pensato di essere. Ora, la cosa importante è ripartire cancellando questa gara, ma ripartire da quanto di buono è stato fatto precedentemente. Ma certo, ripeto, è una partita, spero che sia un piccolo capitombolo che capiti una volta ogni tanto. È dall'inizio dell'anno, tra amichevoli e partite ufficiali, è la prima partita che perdiamo, quindi non bisogna drammatizzare e buttare tutto via il lavoro che è stato fatto, però ripeto, le attenzioni devono essere maggiori perché gli avversari che incontriamo sono forti e preparati.